lanciosa. Per la Sistina è bellissima. Allora ascoltiamo molto telegraficamente: Dio e l'uomo, alzando lo sguardo in alto, vediamo il cartiglio dove c'è scritto Ego Sum Alfa et Omega, proprio al confine con la grata in alto. Sono le parole dell'ultimo libro della Bibbia, e subito c'è l'ovale con la Trinità, Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, l'ovale, il Padre con la barba bianca e lunga, poi il Figlio, un bambino, lo Spirito Santo, indicato dal simbolo per eccellenza che è la colomba. Questo è Dio. Poi subito dopo c'è nel soffitto il quadro molto grande che subito ci porta attraverso quello che scrive San Giovanni Evangelista, il cui simbolo è quella famosa caratteristica evidentemente. Poi ai quattro angoli qui abbiamo dunque la fede, la speranza e la carità. Qui abbiamo un gioiellino, vi è il momento in cui si esalta la prudenza. La prudenza naturalmente è un accorgimento pregato, investiture, il braccio di ferro tra autorità civile e autorità religiosa. L'imperatore Enrico IV aveva fatto un suo bravo abuso con la nomina dei vescovi in Germania. Allora si beccò, come si dice, una scomunica papale. Non è che fosse uno schiaffo fisico, ma è ben di più, perché l'autorità imperiale veniva azzerata, perché i sudditi venivano sciolti dall'obbligo di ubbidire all'imperatore. Si precipita l'imperatore Enrico IV a Roma a chiedere scusa, a cercare di salvare la capra e i cavoli. Non viene ricevuta, eccetera, eccetera. C'è il riferimento a Matilde di Canossa, che riceve tutti e due, Papa e Imperatore, nel suo castello. Questo gesto è il momento in cui l'imperatore bacia le Sacre Scritture nel rito di riconciliazione tra impero e papato. Putifueri pax super illos. Chiunque avrà rispettato questa regola, su di lui scenderà la serenità e la pace. C'è il famoso anacolico, di cui anche regola, ma se tutti fuori non c'è poi il predicato. Ma è la ministra della famiglia. Cos'è? Una collega di latino, lei? Sì. Sì. Un anacoluto alla grande. Significa senza seguito, cioè il soggetto non segue il suo predicato, ce n'è un altro. Ecco, dicevo poco fa, la bellezza di quell'angelo, oltre che essere un capolavoro, è la firma di Borgia.